devono attivare sul territorio, o comunque noi riteniamo possano attivare su questo territorio per cercare in qualche modo di fronteggiare la crisi. Io voglio fare un'introduzione un po' più politica, anche perché nonostante io sia un orientatore al lavoro, a Castelmadama rivesto l'incarico anche di assessore al lavoro, quindi voglio fare, darmi, concedermi questa possibilità, perché credo che sia importante quando si parla di gol fare riferimento ad alcuni elementi politici che sono essenziali. Secondo me i principali fra i molti sono due. Uno è il fatto che comunque il servizio dell'orientamento al lavoro, il servizio svolto dai gol è un servizio pubblico essenziale e quindi ha nell'ambito della centralità, ha nell'ambito delle politiche attive del lavoro una centralità importante, perché sostanzialmente soprattutto con la legge regionale 38 viene data ai comuni, ma anche alla provincia, che è attribuita questa funzione di essere il front office sul territorio proprio per attivare delle politiche di orientamento e di contrasto alla disoccupazione, che tendono sostanzialmente a fare formazione o comunque a cercare di velocizzare i processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro proprio per aumentare il numero di occupati. Quindi sostanzialmente come servizio pubblico questo è un elemento essenziale che dà valore al CoL per il ruolo che svolge, quindi credo che da un punto di vista politico l'importanza proprio principale. L'altra importanza nasce proprio dalla possibilità che dà il CoL di gestire proprio il processo di avvicinamento domanda e offerta di lavoro attraverso un processo di piena trasparenza. Io credo che l'amministrazione pubblica in Italia abbia esigenza estrema di trasparenza degli atti che compie, e questa esigenza si legittima soprattutto se viene vista sul lavoro, sul mondo del lavoro, con la crisi e con le problematiche che sono legate oggi a questo settore. Far gestire a persone esperte con formazione diretta in materia, che sono terze rispetto agli organi politici e anche ai rappresentanti politici, le problematiche, soprattutto l'offerta di lavoro, la domanda di lavoro, quindi significa dare neutralità e garantire una certa trasparenza, una certa anche efficienza dell'azione che si vuole svolgere. Credo che questo sia importante perché noi siamo stati abituati che sostanzialmente il posto di lavoro, soprattutto per tradizione nostrana, nel nostro paese, veniva gestito attraverso la relazione, il rapporto, il grado di conoscenza che si aveva col politico. Passare a delle strutture all'interno degli enti organizzati che invece hanno questo scopo e che si occupano di svolgere queste funzioni, credo che sia un salto di qualità che sicuramente avrà benefici importanti su tutta la collettività, ma anche sulla società stessa. Quindi questi a mio avviso sono gli elementi essenziali che caratterizzano proprio